Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Didn't you think I could? Perché il rugby, non il calcio? Per caso, perché da piccolo anch'io avevo iniziato col pallone rotondo, poi un giorno il mio vicino di casa era l'allora presidente della Rugby Udine, dove io ho iniziato a giocare, e un giorno mi ha detto: vieni al campo con altri ragazzetti che proviamo a giocare con un pallone dalla forma più strana. E siamo andati al campo e da lì in poi ho continuato, insomma, perché mi sono appassionato subito, mi è subito divertito il gioco, e in più poi mi potevo sporcare ovviamente per la gioia di mia mamma, e da lì ho continuato, è iniziato tutto. Ma ce ne sono tanti che fortunatamente posso mettere. Secondo me uno è sicuramente la vittoria in Scozia nel 2007, perché venivamo da due sconfitte e quella partita è stata un po', ha cambiato un po' la storia di quella nazionale. E poi sicuramente lo scudetto che abbiamo vinto l'anno scorso a Calvisano, perché è il coronamento del lavoro di un anno in cui ci siamo impegnati tanto, abbiamo lavorato duramente, e alla fine quando vinci lo scudetto comunque è stupendo, è una sensazione veramente meravigliosa. Se non avessi fatto il rugbista, che cosa avresti fatto? Lo sciatore, secondo me, perché a me piace comunque sciare, anche se purtroppo non sono bravissimo. Sarebbe stato un altro bello sport. Adesso ho poche volte l'occasione di andare in montagna, però ogni volta che ho un attimo di tempo, insomma, mi cimento, ecco. Ci provo, più che... Ho preso un cane, si chiama Semola, è un beagle, e mi ha praticamente occupato tutto il tempo libero, perché è un po' un disastro di cane, e adesso è anche piccolino. Ma solitamente leggo, ma prima è importante che faccia sport. Poi se dovessi scegliere il rugby, boh, per tantissimi motivi. Per quelli che io ho subito apprezzato, cioè il fatto del contatto fisico comunque, il fatto della lotta, il fatto comunque del sostegno verso il compagno, il fatto di combattere tutti per uno stesso obiettivo, che poi è la meta. Ci sono tanti motivi, e poi penso che comunque sia uno sport in cui veramente un bambino si può divertire moltissimo. Sei capace di giocare alla PlayStation? Alla PlayStation sì, ma cerco degli sfidanti validi a Pro Evolution, perché ormai qua no, assolutamente, anzi sono tutti molto bravi qua. A me pensate di tagliarti i capelli? Guarda, sì, ma fra poco me li taglierò, perché ormai iniziano a essere troppo lunghi e mi danno fastidio. Mi hanno fatto solo una volta, ho avuto i capelli corti, e tra l'altro in ritiro, quando ero in Under 19 al Mondiale in Italia, me li ha tagliati Sergio Parisse a zero, ma ero orribile. Sei bellissimo! Me lo cacci? Se la metto a ridere, ci vedo Mauro dietro. Grande Mauro.